Il centro agrigentino più colpito dall'ondata di maltempo è stato Ribera. Oltre alla pioggia e grandine, la città delle arance è stata investita dal passaggio di una violenta tromba d'aria. La furia del vento ha provocato la caduta dei pali dell'illuminazione pubblica del telefono. In tutta la zona per diverse ore è mancata l'energia elettrica, saltate anche le linee telefoniche. Abbattuti tabelle della segnaletica stradale e cartelloni pubblicitari. Decine gli alberi sradicati e finiti lungo la rete stradale che hanno ostruito il passaggio veicolare. Ribera è rimasta praticamente isolata fino a tarda mattinata, solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco è stata ripristinata la viabilità con l'apertura di un varco per raggiungere il grosso centro dell'Agrigentino. Da stanotte siamo sul posto, abbiamo andato a raggiungere alcune famiglie bloccate, adesso per fortuna sono state tutte liberate, adesso si sta provvedendo a liberare le sedi stradali bloccate dall'albero. Straripato il fiume Platani che ha inondato le campagne vicine, allagati magazzini, scantinati e villette, oltre ad alcuni esercizi commerciali. Due famiglie rimaste isolate sono state salvate dai vigili del fuoco intervenuti con un gommone. Il maltempo ha causato notevoli danni alle coltivazioni e alle strutture agricole. Gurmete, allagate, olivete e tutto. La grandine ha fatto danni all'autovettura e tutto. Si parla anche di danni ad alcune aziende agricole. Sì, danni anche se viste così. E sono notevoli i danni.